iniziamo questa prima lezione del ciclo di storia dell'architettura di quest'anno, è ormai una tradizione primaverile avviare un ciclo di lezioni di storia, lezioni che, come dico sempre nelle introduzioni, sono delle lezioni autoriali e non una trattazione sistematica, manualistica, no, della storia dell'architettura. L'occasione quest'anno è la mostra Architetture a regola d'arte, che è allestita nella Galleria 2 del museo e che mette in scena quattro archivi, tra l'altro recenti acquisizioni alle collezioni del museo, archivi del Novecento che abbiamo esaminato con una lente particolare, quella del rapporto tra architettura e arte, un rapporto che nella storia è sempre stato molto fecondo e che da questi quattro architetti è stato appunto estremamente importante e centrale. Oggi parliamo dell'archivio BBPR, nelle altre tre lezioni parleremo degli altri archivi. Abbiamo chiamato Maria Vittoria Capitanucci, che è un professore, docente al Politecnico di Milano, è una studiosa dell'architettura del Novecento e dell'architettura contemporanea, con una particolare predilezione, posso dirlo, per Milano, un approfondimento sui grandi architetti e professionisti milanesi, fino poi alle sue ultime pubblicazioni che si sono allargate alla storia della città contemporanea. Direi che posso passare la parola, senza però trascurare di dire che dopo la lezione di Maria Vittoria Capitanucci avremo 10 minuti, un quarto d'ora di confronto con Ricciarda Belgioioso, che mi fa piacere presentare anche lei, è qui in prima fila e ha avuto un ruolo molto importante nella gestione della trattativa che ci ha condotto ad avere incomodato d'uso questo archivio fantastico BBPR, un archivio enorme. Poi vi ho preparato una sintesi della consistenza, perché la quantità significa anche qualcosa. Sulla qualità dell'importanza del lavoro BBPR non c'è niente da aggiungere. Ricciarda Belgioioso ha seguito, e forse è la persona che dopo Alberico Belgioioso conosce meglio l'archivio, e quindi le abbiamo chiesto di accompagnarci, no, in questa esplorazione alla scoperta e alla riorganizzazione dei materiali archivistici. Però di questo parleremo dopo. Do subito la parola a Maria Vittoria Capitanucci. Grazie. Buonasera. Così. Non so se sia già attivato, sì. Grazie infinite per questo invito. Per me è una bellissima occasione un po' per riflettere su questi importanti protagonisti dell'architettura milanese, e in particolare nello specifico, come avete visto dall'intitolazione, l'incontro, il breve incontro, sarà appunto dedicato soprattutto al discorso del Castello Sforzesco, come un po' anche una metafora di quella che è la complessità della città del dopoguerra italiana. Italiano, e anche naturalmente con un riferimento a quelli invece che sono i rapporti dei BBPR col mondo dell'arte, perché effettivamente in un primo momento, appunto, quando mi è stato detto se volevo intervenire sul castello, ho detto assolutamente sì, parlo del Castello Sforzesco e della trasformazione di questo luogo così importante per la città e per la sua ripresa, e però appunto mi sembrava giusto creare un parallelismo tra quello poi che è stato un po' il discorso allestitivo e l'esperienza anche del restauro, o
della, oggi più che restauro, che è stato fatto un restauro molto importante sotto naturalmente l'attenzione di Costantino Baroni, che poi, essendo il direttore appunto della raccolta, era anche ha curato tutta la parte museografica di quello che è stato il discorso del museo del Castello Sforzesco, ma in realtà anche di quelle che erano le suggestioni e le relazioni non solo col mondo dell'arte ma e degli artisti, quindi, che venivano a frequentare l'universo dei BBPR, ma anche proprio di quelle che possono essere state le sollecitazioni che i BBPR hanno avuto dalle esperienze artistiche di quel momento. E quindi questo aspetto, secondo me, è un aspetto molto importante che si intravede naturalmente anche in un progetto di portata ampia come quella appunto del Museo del Castello Sforzesco. Mi piaceva partire con una frase di Tafuri, perché proprio in una delle sue, come dire, capitoli illuminanti, no? Che, insomma, illuministi, Aufklärung, il secondo, il primo non a caso era dedicato ad Olivetti, lui intitola proprio, e qua vado subito, prima immagine credo, io sono imbranatissima, scusate, ecco, e parte subito con questo titolo che è Il museo, la storia e la metafora, e qui è dedicato proprio al dopoguerra italiano e in particolare a ciò che ha significato il concetto del museo. Il museo come appunto metafora della complessità della città, e leggo solo questa frase e poi non vi tedio ulteriormente, però è un po' quello che forse rappresenta effettivamente questo progetto. L'architettura del museo sembra riassumere, depurati da molte scorie contingenti, i temi principali dibattuti negli anni 50, dal ruolo civile della forma a quello dell'incontro tra la memoria e il nuovo, al recupero di una rappresentatività legata ad occasioni privilegiate. In tal quadro, e poi continua e inizia a parlare prima di un altro grande maestro, di Albini a Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, e naturalmente l'esperienza genovese fino a San Lorenzo. Poi parla di Scarpa e parla proprio della vicinanza e della diversità di questi grandi maestri che proprio in quegli anni si vanno a confrontare sul tema museografico, museologico e naturalmente anche del restauro e della relazione tra contemporaneo e preesistenza, e poi passa direttamente ai BBPR e proprio qua utilizza questo passaggio che ho riportato in cui appunto li cita come un po' il terzo elemento che si va a inserire, diciamo, tra delle visioni assolutamente differenti tra Albini, che tende a mantenere, diciamo, una esistenza, una pulizia della preesistenza con poi il gesto che è un gesto momentaneo, che è un gesto che avviene di tanto in tanto mantenendo sempre comunque la spazialità e il luogo, soprattutto escludendo naturalmente il discorso di San Lorenzo che viene completamente progettato, e invece la narrazione voluta elegante, sempre sofisticata, di Scarpa, e dice proprio che nell'allestimento del Museo del Castello Sforzesco l'operazione compiuta è eloquente. Contro le caute interpolazioni albiniane, i BBPR scelgono la via di una scenografia continuamente pesantemente presente, che introduce nel pavimento della città medievale, adesso li vedremo tra due secondi, della Sala degli Scaglioni, ma anche precedentemente, così come nello steccato della Sala delle Aste, dell'esposizione lirica, della Sala Verde, delle armature, nell'apparecchiatura della Pietà Rondanini, polivalenti risonanze tra pezzo esposto e macchina espositiva. E qui appunto il tema di questa ansia della narrazione, ma della relazione che deve essere anche una narrazione pedagogica. Queste frasi di Tafuri rimangono comunque degli elementi emblematici del pensiero intorno a questo progetto, che potremmo riassumere con due diapositive. A mio parere questa è un po' un'estremizzazione. Questa scala che vedete, l'ingresso, l'introduzione al progetto della prima parte e la sua conclusione. Attualmente sapete che non è più in questa situazione, la Pietà Rondanini si trova in un bellissimo altro allestimento che è stato curato da Michele De Lucchi, all'interno dell'ospedale spagnolo, sempre nell'ambito del complesso monumentale Castello Sforzesco, ma questi due elementi ci raccontano moltissimo. E parlavo di questo elemento iniziale, questo scalone, questo uso del ferro, questa anche voluta e sostanziale aggressione di uno spazio
perché deve diventare altro da ciò che era e diventa qualcosa che deve narrare una nuova storia. Al tempo stesso però è anche un'apertura, perché da questo spazio così apparentemente denso, nonostante appunto poi le scale siano naturalmente sospese secondo quella che è un po' l'attenzione non soltanto dei BPR in quel momento, vediamo anche lo stesso Scarpa e tanti altri maestri dell'epoca, ma che comunque crea proprio questa volontà di darci un luogo che sia anche, come dire, già funzionale, già una dichiarazione di intenti, pragmatismo, attenzione ai materiali, non necessariamente riferimento a materiali preesistenti, ma anzi proprio nel distinguersi attraverso proprio l'utilizzo di materiali anche della tradizione, pensiamo il legno ma trattato in una maniera completamente diversa, poi c'è invece l'apertura alla grande galleria, proprio perché quello che avviene in questo museo, lo vediamo tra pochissimo, è quello che soprattutto al piano terreno si ha proprio la volontà, nel quanto riguarda la Corte Ducale, che è la prima parte dell'intervento da parte di BBPR, che vengono coinvolti, pensate, inizialmente al progetto nel 48 e poi continueranno e inizieranno davvero, come dire, a operare in loco dal 50 fino al 53, poi con una ripresa e una conclusione nel 56 e poi, e qui è stato molto tra virgolette divertente anche se disperante, perché non sono riuscita a trovare materiali che avrei voluto dal punto di vista, diciamo, documentario, ma ho trovato dei faldoni meravigliosi in cui i BBPR ancora nel 60 chiedevano il pagamento di alcune note che risalivano al 56, al 53, che è un po' quello che è il polso della professione ancora oggi. Ma il comune non è mezzo gaudio, ma è interessante vedere come anche una situazione di quel momento, di quel tempo in cui vi era un impegno, altrettanto direi, ci sono molti architetti immagino in questo incontro, sanno bene insomma di come l'impegno professionale sia importante e come appunto in realtà il pagamento dal punto di vista soprattutto un'istituzione pubblica avveniva con le lungaggini attuali, ed è ancora più affascinante vedere come personaggi in quel momento impegnati a scrivere su Casabella teorie che riguardavano la preesistenza ambientale come nel caso di Rogers nel 54 e progetti importanti come sono appunto per il Gioioso e per lo stesso Peressutti, in quello stesso contesto tra New York, Milano e il resto del mondo, si dovessero poi impegnare a scrivere queste lettere all'amministrazione pubblica chiedendo appunto che fosse almeno riconosciuto non soltanto a loro il loro impegno, ma anche ad alcuni dei fornitori. E questo è interessante perché da lì vengono fuori anche i nomi dei protagonisti che vengono coinvolti, no? Come appunto Artemide per alcuni sistemi di illuminazione, anche Arflex per altri elementi di arredo. E questo progetto quindi ci racconta tante cose, ci racconta come narrare la storia della città innanzitutto, perché si trattava appunto di una collezione molto eterogenea, che era la collezione già preesistente, il museo era già stato utilizzato come galleria della collezione di arte milanese scultorea medievale, ma anche naturalmente per tutte quelle che erano le collezioni ceramiche e naturalmente come pinacoteca. Quindi questo aspetto di essere eterogeneo già in partenza aveva avuto un ordinamento iniziale proprio da parte di Beltrami, che si era occupato della prima fase di restauro del castello, che era stata conclusa nel 905 con anche l'eliminazione di molte superfetazioni di tipo difensivo, ma con l'aggiunta anche di alcune fantasie, potremmo dire oggi storicizzate dallo stesso Beltrami, come la Torre del Filarete, che diciamo è stata leggermente sistemata dal suo punto di vista, era già in parte un luogo espositivo. Adesso non vorrei farvela troppo lunga da questo punto di vista, però mi sembrava molto interessante capire che quindi dopo i bombardamenti questo luogo, che era stato in parte restaurato già da Beltrami, che qui lo fotografa proprio agli inizi del suo intervento e che viene poi ordinato alla maniera dei luoghi delle Beaux-Arts, quello che ogni tanto ritroviamo anche nelle belle accademie d'arte ancora oggi, dove abbiamo per esempio le collezioni di gessi. Non siamo più abituati a trovare dei musei in questo modo, perché il museo ottocentesco un po' l'abbiamo perso,
fortunatamente o sfortunatamente, ma insomma questi luoghi che sono anche appunto dei luoghi delle meraviglie, se volete, con una grande eterogeneità anche di materiali. E poi guardate cosa era diventato proprio durante il periodo della guerra: viene salvato tutto, viene impacchettato nelle cantine e nelle gallerie al di sotto delle parti appunto restaurate, ristrutturate dello stesso museo. Tra l'altro appunto di questi tempi, l'attenzione che è stata rivolta ai direttori che proprio durante la guerra hanno salvato molte delle opere qui a Roma, insomma Palma Bucarelli in primis, ma noi a Milano abbiamo avuto anche la Wiggins, scusate, ogni tanto mi distraggo, e in questo caso vedete come qua sembrano proprio delle belle immagini di allestimenti d'arte contemporanea all'interno del Castello Sforzesco, in realtà sono le opere che sono state ben impacchettate all'interno degli spazi dello stesso castello che viene proprio un po' smontato e ricostruito. È chiaro che in alcune parti era completamente distrutto dai bombardamenti. Il primo piano viene di fatto quasi completamente ricostruito in maniera, possiamo dire, filologica. In quel caso il com'era dov'era è stato necessario per quanto riguarda soprattutto gli elementi strutturali e degli edifici. Questo qui è uno dei torrioni, per esempio, che era stato già in parte restaurato, era stato anche abbattuto ed è stato poi ridefinito. Qui vedete proprio invece alcune immagini che riguardano il periodo del restauro che precederà appunto poi tutta l'allestimento dei BBPR. Qui vedete come gli stessi BBPR, dove non vi era, come dire, da salvare qualcosa di estremamente delicato e quindi è necessario anche da mantenere per una memoria, hanno dovuto agire e hanno voluto agire anche in maniera attenta dal punto di vista della struttura e delle strutture contemporanee per quanto riguarda soprattutto i solai, le parti superiori del museo stesso. Qui un'immagine per ricordare, visto che l'avevo accennato poco fa, quello che è stato poi il restauro, che non è come lo vedete in questo caso. Questa che era una prova con, come vedete, un gesso che apparteneva fatto da Gariboldi e non quello appunto che era stato fatto a Brera invece da Francesco Messina, il quale decide di non cederlo, e di quella appunto che è la Pietà Rondanini, che oggi appunto non è più nella condizione precedente. Ma questi BBPR come mai vengono chiamati a realizzare questo museo che in quel momento avrà delle parole di grandi elogio da parte per esempio di Mario Labò e piuttosto critico da un importante restauratore come il professor Pane, che appunto lascerà delle pagine in cui appunto riferirà appunto delle perplessità, proprio anzi la sua intitolazione era riferita proprio a perplessità sul museo del Castello Sforzesco e riserve sul museo, era proprio sull'architettura cronaca e storia, ritornerà nel 50. Quindi sono anche elementi e critiche e ripensamenti che si sviluppano poi nel tempo, e gli stessi BBPR sulle pagine appunto di Casabella racconteranno il proprio progetto a più riprese. Ma qui vediamo come, e non ci sono molte didascalie, ma vediamo i BBPR come erano stati coinvolti già nelle prime triennali. Questa qui anzi era una mostra dell'aeronautica, che non era esattamente una triennale, era una mostra in triennale dedicata a questo tema, in cui loro poi proporranno anche un progetto particolare che si vedrà un po' dopo. Ma insomma qui già riconosciamo questa attenzione al discorso allestitivo, perché come si fa a parlare dei BBPR e il loro rapporto dell'arte parlando anche del museo del Castello Sforzesco e non parlare delle loro capacità di attenti allestitori, che proprio in queste occasioni avevano la possibilità di utilizzare il loro materiale preferito per eccellenza, cioè la struttura metallica. Forse non tutti sanno che la Torre Velasca, che è un progetto appunto che viene insomma realizzato tra 54 e 58, progettato prima, è un progetto che inizialmente avrebbe dovuto essere struttura metallica. I costi erano estremamente elevati, siamo nel momento del dopoguerra in cui l'IRI gestisce i soldi in realtà del piano Marshall, e questi
questi architetti dalla profonda vocazione internazionale, con relazioni internazionali sia per, come dire, ascendenza e formazione, ma anche per scelta, viene proprio chiesto di rivolgersi a quello invece che è il materiale d'eccellenza italiano, di cui abbiamo qui un mostra meravigliosa in corso, perché mentre ero in archivio ho avuto modo di mettere il nasetto dentro Musmeci, per cui insomma questa tradizione del cemento in Italia è importantissimo, e quindi D'Annunzio, e quindi il progetto che viene modificato e assume anche le caratteristiche attuali, appunto con quella forma appunto particolare che ci ricorda una torre o comunque più a fungo rispetto a quello che era l'impianto iniziale. Ma questo per dire che a loro resta un luogo già dagli anni 30, ma soprattutto lo continueranno ogni tanto a riproporre, che è il luogo dell'allestimento, sistema allestitivo in cui, o anche dell'arredamento, in cui il tema metallico di ritorna protagonista. Questa mostra che vedete è una mostra che viene fatta nel 46, in realtà ideata tra il 45 e il 46, era una mostra itinerante dedicata alla resistenza italiana, in particolare proprio al tema della liberazione, che avrebbe dovuto girare per la Francia e non solo, per diverse sedi. Poi in realtà sarà solo a Parigi, a Trocadéro e poi a Bruxelles. Però l'allestimento, l'ordinamento era stato condotto con Mario De Micheli, quindi un grandissimo storico dell'arte, anche lui appunto partigiano, anche lui uomo che aveva dato molte delle proprie energie alla resistenza, e la struttura appunto di questi cavalletti così essenziali e così veramente inusuali nella loro pulizia e nella scelta proprio estrema di un dolore che comunque i BBPR si portavano dietro, perché avevano perso nel frattempo la B di Banfi, ma soprattutto erano stati anche bel gioioso in campo di concentramento da cui uscì completamente, distrutto, e avevano comunque lottato per la libertà italiana fino a quel momento, quindi con questa scelta estrema di essere presenti con un allestimento. Pochi anni prima avevano allestito con grande eleganza una galleria d'arte, e qui vediamo allestimento e galleria d'arte finalmente insieme, che era appunto la galleria Spiga, in via della Spiga, corrente Spiga, che erano due gallerie adiacenti in cui loro lavorano su questo tema, in cui appunto naturalmente declinano anche le sperimentazioni di quegli anni nella Triennale, ma insomma la struttura metallica è questo monumento ai caduti, che naturalmente conoscete, non sto a perdere farvi perdere tempo dietro una descrizione più attenta, ma che è anche la somma di una sicuramente stimolo che arriva dal mondo della ricerca e dell'arte in quel momento. Sono gli anni dell'informale e dello spazialismo, sono gli anni in cui sicuramente già prima della guerra e poi dopo in maniera particolare nello studio di via dei Chiostri, che era lo studio all'interno del bellissimo convento di San Simpliciano, che gli stessi BBPR tra 39 e 40 avevano restaurato, quindi già un'altra occasione di restauro importante, da qui anche questo legame con il mondo della preesistenza che spesso li coinvolgeva, non sempre, e in questo caso dal loro studio, dove passavano tutti i protagonisti della cultura, della cultura internazionale, quindi non soltanto architetti, musicisti, filosofi, grafici, artisti di ogni genere, vediamo proprio questo passaggio, questa influenza che sicuramente ritorna nel loro lavoro. Ad essa si coniuga sempre questa passione per la concezione strutturale, e in particolare laddove sia possibile anche per la struttura metallica. Guardate questo progetto, secondo me incredibile, del 53, appunto per Stupinigi, per questa esposizione del tessile, dove avrebbero dovuto proprio sviluppare gli spazi espositivi all'esterno degli spazi suggestivi del museo, del castello, e dove loro appunto immaginano, pensano e inventano una struttura che è anche un po', e questo lo si può dire, anche una delle proposte di casa ideale, che da lì a pochissimo, anzi aveva appena proposto proprio Belgioioso tra i quattro, dalle pagine di Domus, su richiesta proprio tra l'altro appunto di alcuni colleghi che in quel momento erano i direttori del Domus e non dello stesso Ponti. Ma qui vediamo come il progetto appunto del luogo, dell'architettura, dell'allestimento, dell'esposizione ha continuamente dei riferimenti anche al mondo dell'arte. Qui si
può quasi immaginare una presenza da Land Art, perché quello che avveniva avvicinandosi a questa grande tenda era scoprire una narrazione. E qui inizia una narrazione. Narrazione che è questa, la narrazione che riscopriamo nei lavori naturalmente di Fontana di quegli anni, è la narrazione di Burri, è la narrazione di Perilli, è la narrazione di Dorazio, è la narrazione di Afro Basaldella, è la narrazione di un personaggio che lavorerà spesso con loro e si sa poco, che è Melotti. Melotti verrà coinvolto in molti progetti con i BBPR, anche per appartamenti privati, per esempio si divertivano anche a disegnare delle sottili pavimentazioni in tappeti di lignei in appartamenti privati, come in Casa Formigini se non sbaglio, o in altre occasioni. E però quello che mi diverte molto pensare è che sì, c'è questo Melotti quasi psichedelico, quando ha quelle pareti infinite di sue ceramiche preziosissime, anche Ponti utilizzava spesso Melotti in questo senso, però mi immagino il Melotti metallico, quello sottile, quello dei suoi teatrini, quello che è un po' questo sogno continuo, è il Melotti che loro incontrano. Scusate, poco prima di arrivare ho cancellato l'immagine senza volere ed ero ritardissimo ed era molto bella, però la troverete, dell'allestimento della mostra della Sesta Triennale, in cui appunto inseriscono i sette savi di Melotti e creano questa specie di, diciamo, corso in cui un'iscrizione che ha la nobiltà e la monumentalità sottile di alcune iscrizioni appunto della romanità corre a raccontare in realtà in maniera un po' didascalica alcuni temi che sono poi temi del ventennio fascista in quel momento per la Triennale di Milano. E sono però gli anni in cui nelle gallerie, nella studio dei BBPR passano personaggi appunto come anche Max Bill e a cui loro sono molto vicini. Max Bill dedicherà anche delle pagine, alcuni dei loro progetti, oltre naturalmente a influenzare sicuramente il loro percorso, perché io quando ripenso a questa immagine, poi ripenso a una cosa drammatica, come vedete sulla sinistra, il progetto degli anni 60 per Gusen, che è un progetto in cui il tema naturalmente labirintico, comunque questo elemento avvolgente parte dalla gravità della presenza di un forno crematorio, quindi è un tema completamente diverso evidentemente da quello di destra, che invece è la stanza del timoniere, ed è appunto uno degli schizzi preparatori per la precedente mostra che abbiamo visto dedicata all'aeronautica, e in questa narrazione c'è proprio la scoperta del luogo, quindi senza fare parallelismi estremi per quanto riguarda poi tematiche che sono così diverse e anche, come dire, con delle valenze che non possono essere, come dire, paragonabili, ma sicuramente da un punto di vista compositivo, da un punto di vista del segno, i BBPR, come tanti protagonisti di quegli anni, non solo sono in dialogo stretto con gli artisti e spesso coinvolgono gli artisti nei loro progetti, ma tante volte hanno anche la capacità e la volontà di volersi fare influenzare da questo tipo di universo, e lo ritroviamo in diverse occasioni. Naturalmente ci sono poi occasioni particolari, e questo sicuramente è uno dei casi emblematici dove l'allestimento, rapporto con l'arte e, diciamo così, non l'opera d'arte in questo caso, ma in qualche modo lo era la macchina da scrivere in quel momento, con Pier Olivetti, rappresenta proprio la relazione forte di uno spazio che deve essere uno spazio che comunica, che racconta la narrazione. Nel loro progetto il fatto stesso di scegliere non solo materiali che si diversificano, ma di accompagnare il visitatore ad una scoperta del luogo attraverso, appunto, ripeto, i materiali che cambiano, questi display che diventano proprio dei marmi che salgono, sembrano appunto stati plasmati direttamente dalla pavimentazione, piuttosto che anche i vetri che vengono fatti fare appunto appositamente a Venezia, sono vetri, scusate, viene pure da ridere, come si dice,
soffiati e sofisticatissimi, con queste strisce, queste fasce che rappresentano anche proprio una ricerca nel dettaglio, che per dei progettisti che hanno la capacità di essere così attenti alla composizione architettonica, alla gestione della luce, del taglio, della proprio, dell'orientare i luoghi e di essere anche così duri quando vogliono, con quel modo che a me piace molto definire rough, che però appunto probabilmente farà ribrividire tutti gli altri, coniugato all'eleganza di altri materiali inaspettati, che poi è quella la forza del loro lavoro, vedere che si dedichino anche ad un'attenzione che è più da designer o comunque quasi da interior designer, è sicuramente una forza ulteriore. Il 360 gradi o comunque questo dal cucchiaio da città veramente in questo caso e in questi casi viene messo in atto in maniera veramente, come dire, molto forte. E Nivola, perché Nivola? Mi sono chiesta. Nivola era già a New York, loro lo conoscevano, era naturalmente stato, era passato dal loro studio giovanissimo perché era passato da Milano dopo essere stato a Roma, aveva comunque avuto un contatto con loro, nel frattempo lui aveva sposato una delle Guggenheim, quindi comunque si era spostato negli Stati Uniti e comunque aveva iniziato a fare questa ricerca sperimentale così materica che, come dire, nel mondo dell'arte sta esattamente come il cemento di in quegli anni nella loro ricerca, perché poi la pannellatura pigmentata e comunque materica che viene utilizzata nei progetti appunto non tanto nel Castello Sforzesco quanto per esempio appunto nella, possiamo dire, Coeva, perché i progetti si sovrappongono, Torre Velasca e tutti i progetti per l'edilizia economica popolare che conducono in parallelo in quegli anni, sta assolutamente a quella che è la tecnica appunto che viene inaugurata da Nivola e che comunque diventa protagonista di questo progetto per la Olivetti, come vediamo anche in queste bellissime opere che sono della collezione della Fondazione e che sono preparatorie al grande murale. E questo castello quindi è una ricchezza di tanti elementi che si vanno ad aggiungere proprio in quegli stessi anni. Allora, mi scuso, questa qui l'ho ribaltata, anche quella l'ultima momento riuscire a raddrizzarla. Allora, una la conoscete ed è questo, ed è il Labirinto dei Ragazzi, che viene fatto per la decima triennale 1154 nel giardino del Parco Sempione, ed era appunto la narrazione che loro giustificano come viene giustificata da loro stessi come la possibilità di avvicinare in maniera, se volete, qua pedagogica ma anche al tempo stesso esperienziale l'arte ai più giovani, perché il tema che loro appunto ritrovano come uno dei grandi, più che temi, uno dei grandi problemi della condizione contemporanea nel 54 era quello appunto di una conoscenza, un avvicinamento al mondo dell'arte, e questo poteva avvenire attraverso un concetto anche di sintesi delle arti che naturalmente apparteneva agli anni 30, ma che loro nel dopoguerra, insieme a tutto un ampio gruppo di professionisti di quel momento, condividono in maniera completa, che poi poco più avanti verrà, come dire, ulteriormente superato attraverso una visione che è quella poi che viene naturalmente teorizzata anche da Umberto Eco attraverso l'opera d'arte aperta, che però di fatto continua a portare con sé questo concetto di sintesi delle arti. E qui la sintesi delle arti è data proprio da questa condizione, diciamo, di questo labirinto composto, in verità lo vedete, da più elementi che vanno avvolgendosi su loro stessi per poi puntare su una parte centrale con uno specchio d'acqua su cui è sospeso un bellissimo mobile di Calder, e con le pareti che vengono incise, anche qui ancora una volta il tema materico, inciso poi tra l'altro sul nero, da Saul Steinberg, come vedete nell'immagine di destra che appunto è affiancata al Labirinto dei Ragazzi. E questa forma, no? questo organicismo che si va ad aggiare in una condizione naturalistica unica, che non, in cui non bisognava toccare nessuna delle essenze arboree all'interno del parco, era una delle condizioni sine qua non per la realizzazione di questo padiglione, era appunto uno di questi elementi importanti. Ma accanto è una piccola chicca, mi spiace che sia storta, perché ritorna il nostro Olivetti. Olivetti torna spesso nella storia dei BBPR, loro fanno il piano per la Valle d'Aosta, loro sono chiamati giovanissimi essere coinvolti nel mondo olivettiano e condividono ideologia liberale, loro
pagano con la loro vita quella condizione. E qui era un monumento, un concorso, poi vincerà invece appunto Emilio Greco per un monumento proprio a Camillo Olivetti, il padre di Adriano. Scusate, che prima stavo prendendo un taxi, penso di essermi stordita. Ecco, qui le immagini ancora del labirinto dei ragazzi, dove si vedono meglio le immagini dei luoghi che bisogna conoscere. Questo era un po' il tema, un po' anche questo, se volete, didascalico, ma estremamente come dire, ironico e al tempo stesso inusuale per un racconto che ha a che fare sia con la memoria, naturalmente, perché a Milano il tema, come in Lombardia, il tema naturalmente del graffito storico esiste in molte chiese, nei castelli, però nella memoria dei giovani del 54 sicuramente non esisteva più, e quindi questo aspetto anche molto affascinante. E poi Mobilla, no? Che, se volete, ancora una volta il metallo, ancora una volta una leggerezza che non è sempre così sottile, ma soprattutto, e qui mi ha fatto venire in mente molto il Castello Sforzesco, vedendo questa immagine di una mostra che era stata fatta appunto su Calder proprio negli anni 50, mi è venuto in mente che, e guardando poi questo giardino di Nivola nella sua casa di Long Island, mi è venuto in mente che in fondo quello che loro disperdono, diffondono e ci raccontano dentro il Castello Sforzesco ha molto a che fare con questa visione, questa grande libertà, e questa libertà non solo come dire, per libertà da parte loro, voglio dire, di poter narrare i pezzi, gli oggetti, le sculture, le parti della città, perché qui siamo nella prima parte ancora del museo del Castello Sforzesco, dove vi è una narrazione in successione, una galleria che viene appositamente tenuta aperta, mentre originariamente erano grandi stanzoni, per intenderci, quindi con apparati murari che dividevano gli spazi, e in cui sono proprio, viene lasciato proprio agli elementi dell'architettura della città la scansione del luogo, del racconto, della memoria, della narrazione, diventando monumenti di se stessi, ma al tempo stesso anche divenendo come dire, una testimonianza anche pedagogica per chi si affacciava per la prima volta a quei luoghi. Ci sono luoghi famosissimi, ma ci sono anche luoghi e parti di città minute, minimi, che rappresentano ancora oggi una storia di Milano. Quest'idea poi della pavimentazione, che viene appunto citata proprio dallo stesso Tafuri, quando dice appunto che c'è la volontà di riproporre anche quella complessità dell'urbano attraverso proprio questa loro libertà di narrazione, che effettivamente è molto forte. E qui, come cosa analoga, avviene anche più successivamente al piano superiore, dove poi c'è tutta la parte dedicata invece alle armature, e ancora una volta sono i grandi portali dei palazzi più importanti lombardi e milanesi che fanno da, come dire, successione. Ma a questo racconto, a questa narrazione, a questo accompagnarci attraverso, per mano, attraverso anche delle soglie, attraverso dei segni, il tema della soglia per esempio è importante tanto quanto quello del taglio della luce nella loro architettura, no? C'è sempre una piccola sospensione, c'è un momento di attenzione. Oggi molte delle loro come dire, scelte allestitive sarebbero impossibili da un punto di vista della normativa, è un continuo, come dire, quasi inciampare, quasi non vedere, ma non perché non fossero degli abili professionisti, perché l'attenzione a quel racconto doveva essere questa, e quindi anche semplicemente il cambiare, diciamo, la pavimentazione dal granito alla pietra serena e poi ai ciottoli eccetera, diventa tutto una, affogati nel cemento, diventa tutto un luogo, e ogni display, ogni elemento metallico viene studiato con un'attenzione incredibile. Credo che ci siano almeno 30 tipi diversi di display per le diverse, possiamo dire, categorie di elementi che vengono esposti, quindi per quanto riguarda per esempio le lastre, per quanto riguarda anche gli elementi scultorei, su cui loro si divertono proprio a creare queste sospensioni, ma anche proprio dei veri e propri diciamo, quasi stand che ci riportano a dei mondi che sono
quasi non museografici, in cui delle figure femminili sembrano quasi pronte a essere vestite per essere portate magari fuori in una cerimonia religiosa, no? Secondo magari quelle tradizioni più antiche, oppure in un bel negozio di moda di Via Monte Napoleone. La panca credo che sia uno dei pezzi di design più sofisticati che sono stati realizzati in questi anni, e poi di una ergonomia ed una comodità che sembra stupido da dire ma molto importante da sottolineare, che racconta ancora una volta come l'uso del legno sia nordico in quel momento e che riferimenti siano anche proprio ad alcune mostre che in quegli anni erano state fatte nella Triennale, erano stati coinvolti loro stessi anche in mostre in Nord Europa, insieme per esempio anche ai fratelli Latis, che avevano avuto anche questo ruolo di essere un po' dei intermediari di questa ricerca. E poi i sistemi luminosi, tagli di luce, elementi luminosi. La luce artificiale è una luce protagonista e qui loro cercano, sono spessissimo molto duri, nel senso sono molto sofisticati, ma al tempo stesso utilizzano non soltanto il Castello Sforzesco, mi viene in mente anche naturalmente alla Torre Velasca e in altri progetti, il tema appunto dell'illuminazione dell'applique e anche quando diventa più minuto, come potete vedere anche in questi casi, perché anche qui non è sempre lo stesso lampione, ha sempre a che fare con il mondo industriale. L'architettura è un'architettura che deve essere industrializzata, l'interesse è quello appunto per la prefabbricazione, per il pannello prefabbricato sì, in quel momento parallelamente, non in questo progetto, ma anche questo sistema per esempio di display che qui vengono veramente studiati pezzo per pezzo perché l'occasione è unica, sono certa che nel loro pensiero era quello di avere poi la possibilità di una riproducibilità degli stessi, infatti alcuni degli arredi e alcuni dei sistemi di illuminazione diventano poi parte integrante della produzione di alcuni brand. Elementi come questa croce che quando entriamo nella piccola cappella, questa è la cappelletta minore all'interno del castello, ci fanno veramente un attimo, come dire, ci lasciano come dire, turbati dalla forza un po' espressiva di questo luogo, in realtà è di un'essenzialità e, se volete, ancora una volta di una antireligiosità, potrebbe essere antisacralità, cioè ha una sacralità forte e non è però religiosamente espressa, perché è una struttura. È la sacralità della struttura, ecco, ho usato due termini scorretti, è la sacralità della struttura che qui si fa protagonista. Avevano in realtà un bellissimo Cristo quattrocentesco, ne pensavo fosse ancora più antico, mi pare fosse quattrocentesco, nudo, come molti santi che venivano a volte anche poi abbigliati, e loro riescono a farlo diventare il protagonista di uno spazio del castello. Ed è questa capacità di invertire anche le gerarchie delle presenze artistiche che sicuramente è importante. Qui abbiamo un altro luogo che è cambiato parecchio adesso, perché è stato da poco restaurato, è stato completamente tolta tutta la parte di boiserie fantastica, dove era della sala delle asse, che è appunto la sala completamente affrescata da Leonardo in occasione del matrimonio della figlia di Ludovico il Moro, e che effettivamente non presentava ai tempi, dopo il restauro probabilmente anche di Beltrami, delle presenze, tracce diciamo dell'opera leonardesca anche sulle pareti, ed è il motivo per il quale, lavorando su questo progetto, i BBPR avevano scelto proprio di citare un po' il tema, no, del castello con questa boiserie che appunto finisce creando una specie di piccola di una greca, questa irregolarità tipica diciamo delle torri, dei sistemi difensivi, e poi soprattutto questo sistema anche allestitivo che era stato studiato, che rappresentava un po' questa idea di essere un folto sistema quasi boscoso, no, di elementi che di illuminazione al tempo stesso pronti a essere allestiti. Adesso tutta la boiserie è stata tolta, è stato fatto un restauro che ha fatto emergere alcune schizzi di piccoli paesaggi eccetera attribuiti appunto a
a Leonardo. E qui vediamo uno dei passaggi, perché naturalmente non è soltanto sugli interni che viene poi operato tutto l'intervento. Qui una serie di immagini, sarà un po' questa storica per farvi anche vedere come lo stesso tipo di spazio aveva una valenza completamente diversa. Pensate solo al protagonismo che hanno i serramenti e le grandi aperture all'interno di questo museo oggi più che mai. Questa installazione è un po' iconica, con questo appunto ovale che diventa questo elemento ellittico, che appunto è presente e diventa protagonista in questo caso della sala. Qui ancora lo stendardo di Sant'Ambrogio, che appunto era anche iconico di per sé, ma che con questo sistema studiato appositamente di tiranti metallici che appunto hanno questi piedi in legno, diventa altro da sé. Qui l'ho messo appunto in parallelo con la sala superiore, che invece è completamente rifatta perché il primo piano viene completamente ricostruito, e quindi vedete che anche la copertura è una copertura ripensata, studiata appunto dal BBPR per creare gli spazi per la sala degli arazzi. Per quanto riguarda invece la cappella dei duchi, in questa loro come dire, si ritagliano uno spazio relativo dal punto di vista interpretativo ed espositivo, perché vengono restaurati tutti gli affreschi quattrocenteschi, che erano appunto già tardo quattrocenteschi, e scelgono con naturalmente Costantino Baroni di inserire le due Madonne, le due figure femminili, cioè la Madonna sul trono e questa figura femminile di spalle, che appunto posta su questo podio, su questa pavimentazione ancora una volta in granito, e là invece la base, diciamo, della Madonna, tra l'altro appunto leggermente disassata e leggermente scomposta rispetto alla figura geometrica, in marmo rosso, mi pare che sia un rosso bordeaux, se non vorrei sbagliare, poi chiederemo meglio adesso a Ricciarda, perché a forza di andare poi a vedere bianco e nero ogni tanto mi perdo. Allestimenti per le triennali, allestimenti estremamente moderni tra acque e tagli, e che ci chiudono che cosa? Che ci fanno capire come per esempio la narrazione viene chiusa attraverso, almeno al primo piano, attraverso questo movimento in cui viene per una volta, come dire, anche sacrificata la pavimentazione storica originaria, viene ribassata più che sacrificata, viene proprio modificato questo sistema attraverso proprio un andamento dei gradoni e delle rampe, diciamo così, dei gradoni, che sono assolutamente un momento che ci accompagna, quasi fosse veramente un po' un rito, verso sia questa presenza naturalmente che Gaston de Foix, e soprattutto l'ultimo, il vertice o comunque la conclusione di questa narrazione di una storia, della storia di Milano, che è una storia complessa, una storia della città, non è una storia solo di alcune parti di arti importanti oppure di alcune elementi scultorei, è una storia che riguarda le ceramiche, che riguarda gli strumenti, che riguarda i gioielli, ma al piano terreno della zona appunto della corte ducale la narrazione giunge qui alla sala degli scaglioni, la pavimentazione viene cambiata, viene fatta appunto con questi elementi che hanno proprio dei rossi, anche dei colori che non avevamo visto fino a quel momento, e soprattutto ci accompagna a questa quinta ripiegata, estremamente, anche questa estremamente dura, perché improvvisamente si chiude al nostro sguardo per poi leggermente riaprirsi come un abbraccio e dare lo spazio sia sicuramente all'ultima delle sculture di Michelangelo, che non è mai stata conclusa, posta su appunto un podio, che appunto un elemento che appunto aveva questa anch'esso una sua
eleganza da sempre, diciamo, era la base di questa scultura. E qui vediamo appunto come viene concepita la sala e come viene poi definito proprio lo spazio che avrebbe dovuto, che accoglieva e non accoglie più attualmente la Pietà Rondanini, ma accoglie un video che racconta la Pietà Rondanini. E qui vediamo appunto come questo podio storico, tra l'altro è tardo romano se non sbaglio, è su cui è appoggiata appunto l'opera, che arriva da una collezione romana, sapete bene, che quindi in realtà era stata acquisita poi dal Comune di Milano in tempi piuttosto recenti. Qui vediamo la sistemazione della corte con l'acqua, con la vasca dell'acqua, secondo quello che era un segno di preesistenza, la presenza dell'acqua, e la scelta appunto di pavimentare con alcuni degli elementi che erano preesistenti e con il verde, la presenza poi nel portico anche di alcuni elementi della storia della milanesità, quindi quello appunto della presenza della colonna infame e dell'epigrafe in memoria di Gian Giacomo Mora, e alcune immagini sono quasi tutte di Paolo Monti, scusate, stavo dimenticando, quasi tutte tranne un paio che forse ho segnato qui sicuramente, questa di Mario Perotti, e le altre che avete visto sono praticamente tutte di Monti, che aveva fatto appunto una meravigliosa ricognizione fotografica, che è presso il Castello Sforzesco, la raccolta Bertarelli del Castello Sforzesco, e alcuni schizzi per quelle che sono, diciamo, gli interventi della seconda fase o terza, potremmo dire, del lavoro dei BBPR, come appunto la zona destinata alla Pinacoteca, ai quadri. E qui vediamo nel cortile della Rocchetta, anche con anche un'attenzione ancora una volta, ancora anche in questo caso, proprio se volete ritorno anche sul commenti, perché per esempio qui nella Pinacoteca, nella salone appunto della Pinacoteca, dice: data la grande profondità della sala si è creato un lucernario per illuminare dall'alto la zona interna, separandola con pareti scomponibili in elementi delle zone illuminate direttamente dalle finestre destinate all'esposizione delle opere più piccole. Questi sono gli appunti che vengono riportati sulle stesse tavole che qui vedete, che sono appunto quelle riferite al progetto sia della zona della Pinacoteca che della raccolta delle ceramiche, come vedete qui. Questo è sempre un loro progetto molto sofisticato, questa illuminazione dall'alto, queste teche molto, tra l'altro appunto così, che danno un grandissimo respiro. E qui ancora un'altra immagine relativo, un altro dei disegni relativi appunto alle teche che vengono fatte, in questo caso la sala dei vetri dell'orificeria, dove appunto le dimensioni degli oggetti permettono invece di avere delle teche un po' più contenute. Qui le vedete poi anche realizzate, non è questa ma è quella precedente, questi gli strumenti che sono un po' gli ultimi progetti. Mi sembrava il caso, visto che comunque in mostra tra l'altro è stato presentato il progetto per appunto il memoriale che attualmente si trova a Firenze, di ricordare che naturalmente il rapporto col mondo dell'arte non si esaurisce con le persone, i personaggi citati precedentemente. Sono progetti in cui naturalmente per esempio aveva partecipato anche Munari per esempio, eccetera, ma qui vediamo il coinvolgimento invece nei luoghi della memoria, che sono diciamo almeno cinque luoghi importanti della memoria, per cui è stata dedicata da pochissimo una mostra itinerante presso la Casa della Memoria a Milano, e proprio a questo tema e a questi progetti dei BBPR. In queste occasioni il rapporto diretto con una serie di artisti diventa una proprio necessità, direi soprattutto nel caso appunto del progetto per Carpi, e dove appunto c'è il coinvolgimento di Cagli, coinvolgimento
progetto di Guttuso e di molti altri con loro, e seguiti sono gli ultimi anni del lavoro dei BBPR, quindi soprattutto da Lodovico Belgioioso, con anche il figlio Alberico per esempio, in particolare in questo progetto che viene poi restaurato e portato appunto a Firenze, proprio perché si trovava in condizioni veramente, cioè era stato smantellato completamente perché veniva eliminato il memoriale, e con tutte le tavole, disegni appunto di Samonà. Precedentemente forse manca l'immagine, vabbè, di Gusen, dove però il discorso dell'arte non è riferito in maniera esplicita con il coinvolgimento degli artisti, ma qui era appunto per chiudere, almeno stando nei tempi, con alcune occasioni in cui per esempio dove il concetto della sintesi delle arti si esprime anche attraverso il coinvolgimento della musica, e qui in particolare con una composizione di Luigi Nono che fa proprio parte della era stata in realtà composta precedentemente non per questo progetto, ma che diventa parte sostanziale di questa condizione proprio di perdita, diciamo, della condizione di uomo che si erano trovati a vivere direttamente Belgioioso con Banfi e tutti coloro i quali avevano subito la deportazione, e quindi in questa condizione appunto di spesamento e di perdita della propria dignità di uomo, quasi, perché nessuno perderà mai la dignità, vediamo appunto la necessità di creare questo percorso che diventa appunto una galleria, così come le steli e la necessità di indicare tutti i nomi di coloro i quali erano stati deportati, in particolare da campo appunto di Fossoli e poi nei campi di concentramento. Quindi qui lascio con un piccolo tema un po' amaro, ma trovo che sia molto interessante in realtà rivedere. Qui ho portato anche una pagina, se vogliamo forse farla vedere un attimo, del Domus del 54, che era proprio dedicata invece al progetto pensavo di aver portato il Domus 54, qui invece era il Domus dedicato a Nivola, quindi no, scusi, ho sbagliato a copiare, e in cui gli stessi progettisti avevano avuto modo di raccontare parte del proprio progetto, sia dal punto di vista dell'approccio museografico, sia dal punto di vista di quelle che erano state le necessità strutturali, perché non parliamo di un restauro condotto direttamente, naturalmente esclusivamente dai BBPR, ma accompagnati da una struttura di restauratori e progettisti che avevano dovuto portare avanti proprio la ricostruzione di parte del castello. Quindi detto questo, adesso se ci sono delle domande, so che ci sarebbe da raccontare qualcosa anche chiacchierando e con un dibattito tra Margherita e Ricciardo Belgioioso, che sicuramente ci potrà chiarire alcuni punti ulteriori rispetto a quanto io ho accennato rispetto al museo, e se è concorde sull'idea appunto che questo mondo dell'arte sia stato così presente in modo diverso nel loro lavoro, quindi con un coinvolgimento diretto, potremmo dire insomma alla maniera di Zanuso con Dova, di Fontana con Menghi e Gardella, sicuramente, quindi con presenze puntuali, ma anche proprio attraverso delle suggestioni e delle condivisioni. Grazie. Io mi sposto e vi metto vicine. Bene, intanto grazie. Grazie di questa bellissima lezione, ricca di tantissimi spunti. Non so, anzi, se vogliamo approfittare a caldo, se c'è qualche domanda da fare alla nostra ospite. Dicevo, ricca di tantissimi spunti e anche molto utile al discorso che volevo appunto intraprendere in questa brevissima conversazione. Non so se possiamo far partire l'altra presentazione, che è legata appunto a quel lavoro sotterraneo e nascosto, che però è molto, a mio avviso, è molto importante
che il Museo di Architettura sta facendo da molti anni, e grazie alle ultime acquisizioni, tra cui appunto questa dell'archivio BBPR, possiamo affermare che un mosaico dell'architettura italiana del Novecento si sta ricomponendo, salvo naturalmente tantissime tessere che mancano, però insomma è un'immagine che è meno sfocata di un tempo. Per questo siamo stati veramente molto, molto contenti, ci abbiamo messo un po' di tempo con Ricciarda e con Alberico ad arrivare a un accordo, ma insomma finalmente, come recita questa diapositiva, l'11 giugno del 21 abbiamo acquisito l'archivio, che è legato a due sedi di provenienza, quella di via del Conservatorio a Milano, che è proprio nello stesso edificio dove poi è l'attuale studio di Alberico Belgioioso, e poi una sede più distante, diciamo, di accumulo di materiali che ancora appunto non abbiamo ben esplorato. Questo per farvi vedere di che cosa si tratta quando si avvia un processo di organizzazione e catalogazione di un archivio, con un approccio che abbiamo scelto negli anni e che si sta diciamo rivelando corretto, con un approccio proprio di tipo archivistico, superando la naturale tendenza di un museo a selezionare quelle pezzi che vengono considerati eccellenti, ma guardando alla diciamo complessità e l'interezza del processo, questo per fornire agli storici dell'architettura come Maria Vittoria Capitanucci poi le fonti su cui articolare dei percorsi di ricerca e di narrazione. Ne abbiamo avuto un bellissimo esempio oggi pomeriggio, e sicuramente diciamo tutti i materiali storici hanno un peso così rilevante, pensando che quando si tratta di allestimenti, si tratta di architetture temporanee, le fonti sono poi quello che resta. Questi sono i materiali che sono stati adesso contati e organizzati dal Centro Archivi Maxi Architettura. Vedete una consistenza notevole che è stata poi organizzata secondo appunto l'organizzazione logica attestata poi dalla scienza archivistica in serie che documentano l'attività professionale, l'attività didattica e culturale, i materiali fotografici e i materiali a stampa. Vado velocemente, vedete, siamo di fronte a una prima parte dell'archivio che adesso conosciamo un po' meglio, una seconda parte, e questa è un'immagine significativa della quantità e poi di tutte le problematiche che questi materiali pongono e che insomma siamo ormai bravi ad affrontare con l'apporto e la disponibilità di tanti professionisti diversi. Siamo di fronte alla formazione di nuove figure professionali, gli architetti e archivisti, che devono appunto muoversi tra due discipline e devono essere diciamo eccellenti in entrambe, per capire come trattare i materiali e poi per capire come, cioè per conoscere, perché la schedatura è il primo momento di individuazione dei contenuti, no, poi del documento, quindi questo è il lavoro che ci rimane da fare. Però ecco, l'obiettivo è quello di andare online con l'inventario, con una parte dei materiali grafici e dei documenti digitalizzati. Noi tendiamo sempre a un tutto a cui non arriveremo mai, perché potete immaginare ecco, di fronte a quali grandezze ci troviamo, però questo è l'obiettivo e speriamo presto
di arrivare alla pubblicazione online. Qui abbiamo messo alcune immagini che ci fanno capire, ma adesso non abbiamo più bisogno dopo la lezione di Maria Vittoria, l'importanza per la storia della città, per la storia dell'architettura, la forza di alcune immagini come questa. Questo è un disegno che abbiamo già visto, e ancora un progetto realizzato a Barcellona, e infine il memoriale che è stato oggetto di una triste storia, perché è stato lasciato al degrado, e poi è stato richiesto dal governo polacco lo smontaggio di quest'opera perché è troppo ideologica e troppo anche in contrasto con una dimensione didascalica che è la scelta del museo polacco per raccontare appunto la tragedia di Auschwitz, mentre questo progetto segue una linea chiaramente molto diversa, no, di capacità evocativa anche attraverso il ruolo dell'arte e del suono, e quindi di raccontare, di esprimere l'orrore attraverso appunto questi altri linguaggi. Per fortuna poi lo Stato italiano è riuscito a restaurare, a recuperare la struttura e l'opera di Samonà, ed è stata ricomposta a Firenze con una modalità di analogia dello spazio, e quindi l'opera è nuovamente fruibile. Ma tutto questo per fare due considerazioni con Ricciarda, a cui abbiamo chiesto di accompagnarci in questo percorso di scavo e di conoscenza dell'archivio, e di raccontarci appunto come poi anche questa dinamica che avviene in tutti gli archivi degli architetti, perché lo studio di tuo padre è ancora uno studio attivo, no? E quindi c'è una parte di archivio che è un archivio che serve, che è legato all'attività professionale, e una parte che è storicizzata. E poi devo anche dire che è stato molto importante il lavoro fatto da voi in questi anni proprio per favorire la ricerca, quindi prima di passare a un'istituzione pubblica voi stessi in prima persona vi siete fatti carico, no? E quindi di questo vi dobbiamo essere tutti grati. Vuoi dirci qualcosa su questo? Allora, io avrei tantissime cose da dire. Prima un grandissimo grazie a Margherita Guccione per questa operazione, perché è stata un'operazione in effetti abbastanza complessa, ma poi naturalmente anche per l'invito di oggi, per questa bellissima lezione che credo sia anche un po' la dimostrazione dei numerosi usi, diciamo, di questo materiale d'archivio, nel senso che può avere all'interno di un'istituzione di questo tipo. Allora, sì, quello che posso dirvi io è intanto due o tre dati in più su questa storia dell'archivio, perché è vero che si tratta di uno studio un po' speciale, io in effetti sono di parte, ma è uno studio importante che si è costituito nei primi anni 30 e che ha lavorato molto, erano in quattro ma non ha lavorato molto, poi sono diventati tre, poi due, poi è entrato mio padre che collaborava con loro già da giovane, e quindi Alberico, figlio di Lodovico, come collaboratore poi diventa socio anche lui, per cui poi proseguono l'attività. Lo studio storico è quello di Via dei Chiostri, citato dalla professoressa Capitanucci, ed è lo studio storico in cui in effetti negli anni 50 passava chiunque, per cui c'erano tutti questi allievi, queste collaborazioni, e sicuramente questo tema dell'arte è uno dei temi forti che distingue lo studio forse anche dagli altri. Anche altri elementi li rendono particolarmente moderni, già questa idea del creare il gruppo dei quattro, che oggi è molto così, si usa questi, no, il collettivo, anche soltanto la prossima biennale architettura, insomma, diciamo questa idea di lavorare, di confrontarsi, no? Che è proprio invece lo smorzare l'ego
artistico di magari altri artisti. Ecco, no, quest'idea di cominciare da subito a confrontarsi, e non è che andassero molto d'accordo, nel senso che avevano idee diverse, era proprio una complementarità, e quindi il risultato è sempre l'idea di, il risultato di una discussione di idee diverse, e credo che si veda, però per questo in effetti credo che sia insomma, magari da approfondire con gli storici dell'architettura, però i risultati, non so, l'esempio più semplice, la Velasca, certo, nasce in ferro e vetro, e c'era in quegli anni anche, nasceva il Pirellone, ecco, invece per questioni economiche, per questioni di vario tipo, ma poi anche per discussioni, diciamo, progettuali, la soluzione è completamente diversa rispetto alle idee iniziali. Erano anche stati in America a fare un viaggio di studio dei grattacieli, per cui ecco, questo genere di storie che a me sono arrivate in effetti perché per via familiare, questo sì, per cui è vero che diciamo per via familiare abbiamo delle informazioni che potrebbero, forse la memoria, che potrebbe forse aiutare anche in un lavoro colossale come quello che si è incaricato il Maxi di fare, perché per tornare all'archivio ha secondo me un dato importante rispetto ad altri, cioè è molto grande, molto consistente, proprio perché in effetti siamo riusciti a mantenerlo, cioè è completo, cioè tutto è lì. Tutto è lì. E in effetti Via dei Chiostri, questo studio storico, era molto grande, poi mio padre è andato avanti, anzi loro due, Lodovico e Alberico hanno lavorato molto insieme, Lodovico è morto nel 2004, quindi in realtà è andato avanti parecchio, molto più dei suoi soci fondatori dello studio, già dagli anni 70 c'era Alberico, quindi lo studio è continuato. E in effetti lo studio è ancora attivo. Naturalmente si può, lo studio di mio padre, quindi ecco, Alberico Belgioioso, però è vero che tanti lavori, avendoli lui fatti in studio, sono anche proseguiti. Per esempio il padiglione della Biennale, padiglione del Canada della Biennale di Venezia, è stato restaurato recentemente, quanti sono ormai, 4 anni fa, qualcosa del genere, insomma, forse 3 o 4. Poi pandemia, uno perde un po' il senso del tempo, sì. Quindi non so più dire gli anni esatti, ma insomma da poco, appena rinnovato, e allora in effetti è stato mio padre a rimetterlo a posto, conoscendo i meccanismi, quindi ecco, questo anche è stato un vantaggio e in questo stesso modo anche questa vicenda dolorosa del memoriale di Auschwitz, che in effetti per colpa dell'arte, cioè proprio perché non era un memoriale come gli altri, con i numeri, con il numero delle vittime, delle, eccetera, perché era ad Auschwitz, dove naturalmente ognuno aveva il suo padiglione, e questo era diverso dagli altri proprio perché c'era questa spirale con i dipinti, anzi gli aerografi di Pupino Samonà, che rappresentavano in realtà tutti coloro che erano stati coinvolti appunto nelle vicende dei campi di concentramento, per cui c'erano anche falci martello piuttosto che anche per colori, i cattolici, insomma, con questi simboli molto evidenti, ed è questo che non andava bene in Polonia, perché c'è il divieto della rappresentazione dei falci martello, per cui la Polonia in effetti lo stava distruggendo. C'è stata un'operazione molto importante condotta anche da Gianfranco Maris, questo politico che era stato anche lui in campo di concentramento. Insomma, sono riusciti a salvarlo, è finito a Firenze, ma anche qui, grazie all'opificio Pietre Dure per il restauro delle opere, grazie al morale si è salvato questa cosa. Anzi, vi consiglio di andare a vederlo se non siete già stati, perché è anche in un quartiere abbastanza particolare, perché è vicino a una COP, e quindi c'è una vita vissuta di quotidianità che invece potrebbe, insomma, molto diversa da dove era prima, ma insomma, una vita nuova di questo memoriale. Allora, per tornare, quindi questo fatto dello studio che è andato avanti ci permetteva di tenere una parte dello studio in effetti sotto lo studio, e vuol dire che quando c'era bisogno, perché in effetti di richieste ce ne sono state, cioè, insomma, per fortuna c'è un interesse nei confronti dell'opera BPR, e quindi questo ci permetteva di continuare. Però è uno studio d'architettura e non è un archivio
non dico museale, o un archivio d'architettura. Quindi diciamo che l'approccio è sempre stato quello di poter aiutare con tutte le informazioni possibili, naturalmente fornire tutti i materiali possibili, ma con quello ancora dello studio come appunto fosse una prosecuzione, quindi con anche delle dritte che non so tra l'altro se invece gli archivi possono dare, che invece forse hanno più i documenti e forse sono anche più rigorosi legati alla documentazione, non so, per cui è interessante magari pensare a questa cosa. Poi naturalmente, siccome la mole è importante, avevamo anche il deposito, quindi se serviva eccetera. Ecco, il fatto che sia qua per noi, dico noi perché io sono qui in rappresentanza in effetti di mio padre, che in quanto un po' socio dello studio è lui che conosce, le storie che arrivano a me sono indirette, però è vero che qualche dato comunque rende anche umane questi aspetti. Per esempio ogni tanto quando vedo, non so, la Velasca per esempio, che adesso la stanno appena rimettendo a posto, cioè la stanno, credo che tra qualche mese, fine anno o inizio dell'anno prossimo sarà... così aperta dopo i restauri. Vabbè, allora in effetti ci sono questi arredi fissi previsti che se vedete hanno insomma un sistema che è lo stesso che ho io in casa mia, cioè ovviamente Pierino il falegname che ha fatto la Velasca. Poi ecco, quindi queste piccole cose sono credo anche curiosità volendo d'archivio, cioè quando si può dare un aiuto anche così che sembra piccolo, invece poi magari sono anche delle scorciatoie per ricostruire queste appunto queste ricerche degli storici che sono poi molto complesse, poi trovano anche, ma insomma sono dei dati in più, quindi ben volentieri se possiamo essere d'aiuto in un'operazione di questo tipo. No, grazie, tra l'altro queste vicende minute che sono spesso legate a testimonianze orali sono fondamentali. Adesso io ho l'esempio dell'archivio di Carlo Scarpa, dove a fronte di un'enorme quantità di disegni, di schizzi, di appunti su un'opera, per esempio la tomba Brion, poi a un'analisi puntuale fatta con un seminario qualche anno fa ci siamo resi conto che l'opera realizzata in realtà non era documentata dai disegni, dai 3.000 e rotti disegni dell'archivio, perché Scarpa, lo sappiamo tutti, poi era quotidianamente presente in cantiere, modificava, alterava, cambiava idea, e quindi è stato fondamentale poi invece recuperare le testimonianze dei suoi aiutanti, degli artigiani che realizzavano le casseforme, le famose casseforme scalettate della tomba Brion, e quindi è importante per ricostruire le vicende anche appunto la piccola storia che poi gli storici riusciranno a inquadrare in un discorso più ampio. Tu hai citato la Torre Velasca, noi stiamo pensando di dedicare alla Torre Velasca una monografica, cioè una monografica su un edificio, e per raccontare la storia della sua genesi, già Maria Vittoria ci ha dato qualche anticipazione, e poi raccontare il restauro. Quindi ecco, questa è una storia a cui sarà interessante sentire la valutazione che fa tuo padre dell'intervento. Non so se sei stato coinvolto direttamente. Sì, è stato coinvolto direttamente, perché comunque questi edifici così particolari sono comunque molto protetti anche dalla sovrintendenza, e quindi è stato coinvolto direttamente, e dovrebbe essere questo un restauro molto rigoroso. Comunque vediamo poi. Siamo molto curiosi. Ma che è stato fatto con molta accuratezza, e quindi anche appunto rivolgendosi a lui che in realtà ecco, ai tempi era giovane ma aiutava in studio, e per cui anche lì molti dettagli da raccontare che sono affascinanti perché ti danno un senso. Ecco, un'altra cosa credo preziosa degli archivi è fare rete con gli altri. Allora queste fotografie di Monti
per noi per esempio sono spesso preziose per ricostruire alcuni pezzi, però mancano dei pezzi che per esempio mio padre, ho scoperto io recentemente dandogli una mano, anche perché questi lavori sulla Velasca sono avvenuti in questi ultimissimi anni anche lì di pandemia, quindi magari gli ho dato anche un po' più una mano di segreteria vicino eccetera, per cui ho avuto modo di seguire e in effetti scopri perché c'era la graniglia nei pannelli della facciata messa in un certo modo, ecco, cioè si scopre veramente il dettaglio che poi, come dire, ti dà un senso molto più profondo anche del risultato poi progettuale complessivo. Sì, sì. Bene, Maria Vittoria, vuoi aggiungere qualcosa? Io penso che questa nostra conversazione dimostri, dia qualche risposta alla domanda, ma che cosa servono gli archivi? Io penso che servano molte cose, banalmente ne abbiamo citate alcune, la storia, il restauro, ma credo che nel complesso servano proprio a valorizzare, a far crescere il patrimonio architettonico, nel caso degli archivi di architettura, il patrimonio urbano, e soprattutto a far crescere la consapevolezza nelle persone, nel pubblico del Maxi, che non è tutto fatto da architetti sofisticati, attenti alle questioni storiche come siete voi stasera qui in sala, ma a far crescere la consapevolezza di quanto l'architettura è veramente un bene comune ed è importante, no? Cioè, qualifica la nostra vita e quindi la storia diventa attualità e questo le persone lo sentono, quindi questo mi sembra già un bel risultato. Certo, no, ma poi la storia non è solo la storia dell'architettura, è la storia. Esatto, no? Poi l'architettura. Quindi nel momento in cui la storia diventa già rete, quindi il motivo per il quale gli archivi devono vivere, devono esserci è sostanzialmente per quello, perché su alcuni protagonisti sembra che la storia sia data, tutti noi siamo in attesa di ridarla la storia, cioè non possiamo lavorare se non abbiamo in mano delle cose nuove, e da un foglietto che lo sapete benissimo anche voi, che per me che per te non significa niente, per me significa tantissimo, e sapere, non so, appunto dal Bico perché nivola e perché no, poi magari ci arrivi lo stesso da un'altra strada, però se puoi averla anche direttamente anche da una storia narrata, quello è molto importante. Però gli archivi rimangono il luogo da cui le storie vengono fuori, quindi non è mai finita la storia né dei BBPR né delle loro cose. E ho notato ultimamente, stiamo facendo questo lavoro con l'università legato al transfer della cultura italiana, no? Di come si è mosso eccetera, e finalmente è stata fatta una piattaforma incredibile. Fai delle ricerche che riguardano veramente la zia di Nivola e ti viene fuori che qualcuno ha fatto una mostra dedicata ai Baci Perugina in cui c'era comunque, e questa cosa qui è importantissima perché permette a noi studiosi tutti di essere completamente ormai rete, cioè la nostra conoscenza e la conoscenza degli altri finalmente si può mettere un po' a servizio di nuove interpretazioni, e questo naturalmente lo dico da storico. Poi da curioso invece, da appassionato dei fatti e delle vicende, è chiaro che questo è in generale loro stessi, vedere uno schizzo, la mano di Peressutti come è diversa dalla mano di Belgioioso, e come il primo progetto per quell'allestimento che abbiamo visto dell'aeronautica era stato pensato in maniera completamente diversa, credo che sia una cosa che possa affascinare chiunque, anche chi si occupa di fare il medico o l'avvocato, quindi quell'altra è un'altra grande bellezza, proprio la bellezza dell'opera d'arte. Quindi grazie per tutta questa disponibilità per tutti, spero che presto possiamo avere qualcosa online, così da grazie e buon lavoro, perché devo dire il mio presto è relativamente presto, voglio dire. Ecco, grazie ancora di tutto. Una cosa solo volevo dire, hai fatto vedere un'immagine bellissima dell'Ispano Olivetti poco fa, sì. Proprio come uno degli emblemi della loro architettura. Ecco, siccome mio figlio va a studiare in Spagna, andava con suo padre, ho detto beh, non dimenticate di passare all'Ispano Olivetti, e insistevo, non c'è più, no guarda, non l'hanno tirata giù, non è possibile. Ecco, volevo dirvi che è diventato un hotel di una bruttezza rarissima, l'hotel, però
tutto l'atrio, la facciata e il fronte sono assolutamente riconoscibili, probabilmente la municipalità non ha dato la possibilità di stravolgerlo, quindi insomma la fisarmonica, come la chiamo io, la forza di questo fronte scalare è assolutamente riconoscibile. Se volete vi do anche l'indirizzo, comunque insomma, andarci a dormire è un po' triste perché hanno trasformato naturalmente gli uffici in queste stanze non bellissime, però devo dire esiste ancora, ecco, un po' più di attenzione, ecco, questa è una cosa che serve, gli archivi servono anche a questo, a sensibilizzare per quello che è il nostro patrimonio, sia del moderno che non, insomma, solo questo, grazie. Bene, chiudiamo qui, se non ci sono delle domande, grazie a Maria Vittoria Capitanucci, a Ricciarda Belgioioso e... La prossima lezione, Carolina, ci dici tu quando è che si svolgerà? Il 26 aprile con... Bene, quindi su Moretti. Bene, grazie a tutti, buona serata. Grazie molto.